Ed ecco l'esplosiva, caro Valentina Marchei, veramente ha scelto questo esercizio, questo short, proprio perché dice le assomiglia a uno short pieno di vivace, pieno di allegria. Valentina Marchei che arriva qui dopo il secondo posto all'Aia, conquistato proprio dietro Carolina Kostner e davanti ad Alissa Cisni. Ottava all'Europeo. Quasi giù sul triplo lutz, non ha attaccato, deve attaccare al falco adesso. Triplo salco, doppio tolu, brava Valentina. Bene, doppio Axel. Va bene la layback a livello 3, programmata così, giusto? Attenzione ai passi, Vale. Ultima trottola saltata, giù, ok, dovrebbe andare bene, gli europei avevamo avuto un problema sull'arrivo di quella trottola. E brava! Brava, brava Valentina Marchei, brava e che carattere, perché poi sulla prima combinazione mancata è stata bravissima a recuperarla subito dopo, quindi elemento perfetto, davvero, e poi questo short la rappresenta come carattere, come energia che mette sul ghiaccio. Hai sofferto doppiamente perché poi all'Europeo l'hai seguita tu ovviamente durante le gare, quindi un esercizio che conosci alla perfezione. Sì, conosco tutto, non ha cambiato nulla, è stata brava ad attaccare il doppio tolupo al Salkov e lasciare il Lutz da solo, anche se quel Lutz comunque prenderà un po' di penalità perché il triplo dovrebbe. Un salto da solo, diciamo, dovrebbe essere preceduto da passi che Valentina non ha prima della combinazione. Combinazione, E certo. quindi, non essendo So preceduto da proud, passi, è so giusto sorry. che prenda penalità lo stesso, ma è Ok. sicuramente una penalità molto, molto inferiore rispetto a non eseguire la combinazione per niente. Quindi brava e presente, soprattutto presente. Io ho avuto un attimo di panico quando ho visto partire la sequenza di passi perché Valentina, quando è scatenata, bisogna tenerla. E ogni tanto fa bene le cose difficili e poi arriva in fondo e non pensa a quello che deve pensare. Il triplo Salkov segue il doppio tolu, bene.
se resta così anche la trottola finale, ha preso livello 4, quando invece agli europei era stata considerata solo di livello 1 e questo l'aveva un po' penalizzata. In generale mi sembrava un buon contenuto tecnico comunque. Davvero brava secondo me, anche perché veramente è un po' rinata in questa stagione, lei l'aveva detto, sto rifacendo tutto da capo, nel senso che l'anno scorso poi ha avuto tanti problemi, ha saltato il mondiale perché era infortunata e si è rimessa in gioco. Certo. Questo è particolare della trottola rovesciata. Sì, vediamo, la scheda non sta cambiando, quindi non è so... Non sono stati neanche rivisti troppi elementi. Assolutamente, per ora, cioè, stando così non c'è nessuna grado di esecuzione negativo di meno 2 punti e 10 sul primo triplo Lux, quindi da 6 che partiva, se ne rimangono 3,90 perde parecchio. Allora aspettiamo il punteggio, 52 e 14, di poco sotto il suo best stagionale, per un punteggio che in questo momento la vede in settima posizione.